Ciao, sono Paola, ho 50 anni, da 12 anni faccio l'infermiera, ho due figli grandi, uno di 23 e uno di 19 anni. Da 2 anni mi sono separata e questo è stato un momento molto brutto della mia vita perché sono caduta in una fase di depressione e il cibo è diventato, diciamo, il mio alleato in quel periodo. Poi è subentrata anche la menopausa, dunque anche lì attacchi incontrollati di fame, insomma questo mi ha portato a aumentare tanto di peso. Poi ho conosciuto una persona a me molto cara che mi ha parlato di questo centro di The Medical Space e che c'era appunto il posizionamento di questo palloncino di Allure e così mi ha preso un appuntamento. Sono andata in questo centro, ho parlato con una dottoressa bravissima che mi ha spiegato insomma come funzionava questo posizionamento di questo palloncino. La cosa che mi ha colpito tantissimo è che non è assolutamente un metodo invasivo, non ci sono interventi chirurgici e non si va neanche per via endoscopica, perché è un palloncino che viene inserito tramite la deglutizione, va a finire direttamente nello stomaco, dopo vengono fatte delle lastre per vedere se il posizionamento è stato eseguito correttamente oppure no. Dunque questa cosa mi ha un attimino sollevato anche perché non avevo nessuna intenzione di fare interventi chirurgici o okay. che. Io ho posizionato il palloncino il 12 marzo del 2021, partivo con un BMI di quasi 39 e adesso sono quasi 2 mesi e ho un BMI di 34,9. Paola, hai provato altre alternative, dieta, esercizio fisico, prima di sottoporti all'inserimento del palloncino? Allora, diciamo che io diete ne ho fatte tantissime, di tutti i tipi, di tutti i generi. Io prima ero una persona molto sportiva perché ho praticato tanti sport, ho fatto anche insomma danza tanti anni così, però purtroppo questa serie di eventi che sono successi nella mia vita insomma mi hanno portato a non riuscire più a seguire una dieta costantemente, Definita. serenamente, ecco. Come è cambiato il tuo rapporto col cibo, la tua routine quotidiana dopo l'inserimento? Ovvio che non puoi mangiare le stesse cose di prima e non puoi mangiare in maniera di abbuffarti come prima, ecco, Certo. assolutamente. Quindi non stai trovando difficoltà Assolutamente nel no. perdere peso comunque? Assolutamente no. Se uno vuole, lo fa Lo fa. tranquillamente. Ti senti che riesci a controllare la fame? Beh, la fame non è più quella fame morbosa che c'era prima, probabilmente dipendeva tanto anche da una questione anche psicologica mia. Adesso mettendomi tranquilla, vedendo la perdita di peso, ho acquistato anche un po' di sicurezza in me stessa e allora ho un rapporto diverso, un approccio Certo. diverso con il cibo. Quindi diciamo che è un ottimo modo anche per Sì, mantenere il peso in un secondo momento quando il palloncino poi. E dopo una cosa che non ti ho detto, che io ho sempre camminato tanto, ho sempre fatto molto sport, però il sovrappeso e tutto mi portava ad avere dolori alle articolazioni, dolori proprio alle gambe, alla circolazione, proprio sentivo questa cosa. Adesso vado come un treno, io poi ho anche un cagnolino, dunque cammino tantissimo alla mattina, faccio di quelle passeggiate meravigliose, poi vivendo a Verona mi faccio proprio tutti i ponti. No, Certo, no, quindi ti mantieni in questa forma cosa anche l'ho così. sentita proprio fisicamente, non più Certo. dolori alle gambe, alle articolazioni, Schiena, e la capito. schiena, sì. Certo. Ok, beh sì, perché poi perdendo peso gravi E meno poi sulla. più Certo, fai movimento e più stimoli è le tutto un ciclo, endorfine esatto, è tutto un e ciclo che infatti continua. ti viene Ok. sempre più voglia di andare.